Che diavolo! Ciao belli! Allora, sono passando per strada, sto andando a fare un'altra cosa, che però poi non mi è riuscito sulla via del ritorno. Mi sono fermato qua perché l'ho vista passando e ho detto, visto che siamo in giro, vediamo un attimo. Sono venuto a passare nella boscaglia perché non credo che il cancello sia aperto, no? Infatti quell'azienda qua è in disuso, non so bene dirvi da quanti anni, perché sinceramente non ci ho mai fatto caso. Però per strada ho detto andiamo a vedere. Vi dico che l'ingresso è stato, l'avete visto anche voi, il primo pezzo, su tutte spine e rampicanti. Però se siamo qua, questa qua doveva essere un'azienda che faceva tinture di tessuti. Andiamo a vedere, sembra interessante perché non sembra neanche devastata più di tanto. La giriamo un attimo e vediamo cosa succede. Cazzo, una scassata. Hanno scassato un po' di roba qua effettivamente. Un armato di randello, Dio. Niente, questa qua era solo la caldaia. Quanto olio che c'è per terra. Il rischio che questo posto prenda fuoco è abbastanza alto. Ho già visto questa forma di fusione. Non mi ricordo dove l'ho già vista. E quello cos'è? Cos'è quello? Che cazzo ne so. Bisogna stare attenti perché ci sono delle case sull'altro lato. Questa qua è caduta da sola, l'hanno tirata giù. Guardate qua la porta, hanno provato ad entrarci con la forza. E questo posto qua è già stato derubato e vandalizzato, credo, a questo punto. Perché anche lì, cioè, l'edificio è molto grande, anche sull'altro lato è enorme, ma non c'è accesso. Quindi vediamo se lo troviamo qua, se no pazienza. È ancora pieno di macchinari e stoffe, ma che roba! Ci devo tornare con i miei amici qua. Stai aperto perché se no non vale anche la pena arrivare qua un'altra volta. È pieno. Ancora pieno. Che pretesa. Questi qua sono i posti belli da vedere, che conservano ancora tutto il loro lavoro al loro interno.
Oh, guardate che figata! Questa roba qua è molto antica. Deve essere molto antico l'edificio, deve essere stato ristrutturato più volte nel corso degli anni. Ma quelle cose qua sono antichissime, sono vecchissime. È incredibile, non c'è un accesso all'interno. Hanno segnato le sbarre. Ho aperto la finestra. Questo qui è un canale. Inizia qua. Forse da lì si entra. Mi sembra un po' rischioso. Soprattutto perché per arrivare lì non c'è modo, cioè dovrei arrampicarmi su di qua, sul tubo e poi sulla finestra, un po'. È un po' pericoloso. Adesso vediamo di far ripassare un attimo quel lato di qua e bene su in cima, magari mi è scappato qualcosa. Aiuto, lo ammazzo. Cazzo, qua sotto è vuoto. Ci sono camminato sopra prima, non mi sono neanche accorto. Qua sono solo dei condotti. Bocca di aerazione. Ah, ci sono le pompe. Questa qui non è la caldaia di prima questa. No, la caldaia là. Porte non ce ne sono, a parte questa che ho provato a scassare. Lì si passa. Quella cosa qua porta direttamente all'interno, ma poi è tutto andato qua. Hanno già segato una volta le sbarre e poi hanno sistemato quella alla mira. Che pazienza.
teoria è che per entrare in quella stanza qua da qualche parte ci deve essere una porta. Questo, probabilmente di là dove c'è il banchetto. Ma fortuna buona che trovai una scala. Che bello questo episodio. Che cazzo l'ho fatto su con cosa? Potrei usarla, quella scala qua, per passare dentro dalla finestra di là, ma voglio dare un'occhiata meglio qua prima. Magari vedo con i miei amici di valutarla quella. Aspetta un attimo, questa qua è una porta scorrevole. È una porta scorrevole questa. Vedo un secondo. Ah, ecco. Ho provato un po' a spingere la porta, ma non si apre perché qui c'è un lucchetto. E quindi nada. Come ho anche provato a scassare il muro. Il problema è quanto sono robusti sti scaffali. Dovrebbero esserlo perché qualcuno qua è già entrato, cioè l'armadietto è un po' sfondato. Mamma mia. Ok, sono entrato. Come l'ho detto, sono ancora fuori. E niente. Ora dire che è andata così. Ma
Vorrei dire che per ora questo posto resta inviolato. E quindi ce ne andiamo. Un po' con l'amaro in bocca vi dirò, perché è veramente enorme. Facciamo un giro intorno, vi faccio vedere quanto è grande. Il bello è che è molto nascosta, quindi si può accedere senza essere visti. Il problema è che entri e ti fermi nel giardino. Non riesci ad andare oltre il giardino. Ti guardate quanto è grande. L'unico modo per entrare sarebbe rompere quella porta scorrevole che ha il lucchetto, che a spingere un po' salta via l'infisso, ma non è etico ai fini dell'esplorazione urbana rompere una finestra, forzarla, tagliare la catena per entrare, tagliare i lucchetti, soprattutto se sono messi dai proprietari, non da altri esploratori urbani. Non è etico. E quelli di voi che fanno esplorazione urbana lo sanno. Mi spavento. Stupido cane. Questa qua è ancora tutta. È ancora tutta parte dell'azienda questa. E continua, fa tutto il giro. Guardate che roba. Ditemi voi se non è grande sto posto. Arrivare nel cortile di qua non ci riesco. Cioè, guardate che muro. Qui c'è l'altro cancello. Forse arrampicarsi su quel cancello qua si riesce. Speriamo non mi cada dentro la telecamera, sennò sono un cazzo a recuperarlo. Che scocciatura. Non so dirvi da quanto tempo è chiusa, ma niente, è un peccato, mi consulterò con gli altri miei compagni di sventura e vediamo se magari loro riescono a trovare una soluzione ingegnosa per riuscire a entrare. Mi è rimasta, cavoli, a me mi dà fastidio sta roba. Oh, guardate un'antica porta murata, molto vecchia quella di già qua, almeno le sue fondamenta devono essere molto vecchie, mi dovrei trovare qualche informazione. E niente, noi ci vediamo al prossimo video ragazzuoli, sperando che vada meglio. Ciao.